Eccoci ragazzi, qui del 38 siamo circondati dai lupi. Forse ho fatto una bastardata quello che avevo fatto prima, eh. Guarda come sta arrivando quello. Più vicini! Aia, bravo! Oh! 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 Che cacchio! Levati, Cristo un corno! Cristo, un corno, mi hai fatto un male, boia. Mizzica, Gesù, senza parola, Gesù. Scusami. Ah, vedi che c'era un altro qui. Meno male che avevo quest'arma. Ma il bello è che vogliono affrontare una che è come lei. C'è quello lì in alto. Quello lì devo togliere di mezzo, quello in alto. Scusate, stavo pensando come ucciderlo. Ok, sei solo in tre. Non ha via d'uscita! Salta da un lato all'altro. Trovati! Laggiù! Stai calmo. Ah, è sceso, vedi? Si sono nascosti dietro gli scaffali! No, cavolo! Come ho fatto a non... Aspetta! Vabbè, ho capito. Non vedo nessuno. Ecco, grazie. Minchia, eri tu. Ero sicuro che era uno di loro. Ma inizica però, devi smettere di venirmi addosso così. Guarda che sei morto male tu, eh. Bello e sanguinato. Non vedi più nessuno. Madonna, sta logica dell'intelligenza artificiale, oltre. Ah, guarda dove sta quel cretino. Perfetto, grazie. No, ma che sto scemo, mi sono messo in un punto dove mi vedo. Vedi, loro mi devo percepire il mio movimento. Molto vicino quanto tu non immagini. Ah, ma quello è lo stemma dello shield, mi sembrava.
Dai, non può essere che non mi vedi. Sto evitando i fucili a pompa e i fucili più pericolosi. Dai, mori. 3, 2, 1, ciao. Ah, normale. Maronna, sei stato più pericoloso del previsto. Sei ancora con me? Sì. Ok. Ora vediamo un po' cosa posso fare. Grazie, grazie, grazie. Quale dei due? Questo, grazie. Ah, pure? Allora subito. Ok, con lui possiamo dire addio. Ma ho il lanciafiamme carico. Vediamo un po' la situazione, ragazzi. Raccogliamo un po' tutto ciò che si può. Sì, Io sto di guardia. tieni di guardia. Io ho fatto fin troppo fuori un po' troppa gente. Guarda quanta roba che c'era qui. Per fortuna, robe! Qua io sono stato molto disgraziato, ho fatto fuori. Che c'era qui? Ora. Allora, io ho fatto fuori a uno che era qui. E manco lo vedo. Un altro l'ho fatto fuori qua che è scomparso il suo corpo. I corpi scompaiono dopo un tot tempo? Non lo sapevo. In parte non è che sono tanto contento a saperlo. Però. Cosa c'è qui? Guarda quanta roba che potevo rischiare di perdere se non giravo bene intorno. Beh, ormai fare stealth qui è difficile, è diventato più difficile del previsto. Mi spieghi come riuscivate a salire sopra? Ho visto gente che è scesa. Guarda come è morto male quello. Ah, ci stanno le scale. Buono saperti. Saliamo, saliamo. Ho picchiato un po' di gente prima, ho fatto fuori. Ah, eccolo là, vede? Grazie per le munizioni, che ti ho fatto male. Non vorrei. No, dire che non volevo sarei un ipocrita. Ti posso far cadere? No, ma sai che figata che il fisico. Il corpo sarebbe caduto. Ok, quello non è potuto più girare. Ok, va bene, è andata, è andata. E che dire? Credo niente. Aia, potevo farmi male. Beh, è andata un po' meglio del previsto. Dai, apriamo. 3, 2, 1. Canale niente cinematica. Hai ucciso quei lupi. Non Sì, con esitare. ciò. Dobbiamo scappare dall'isola. Da che parte? Più avanti c'è una stazione radio. Possiamo tagliare da lì. Quanto è lontano questo posto, Eva? Dov'era l'avevo visto quel coso, dov'è? Non vedo più quella cosa di prima. Intanto alcol e cose. Cosa posso fare? Oh, grazie. La situazione è un po' di merda comunque, ve lo posso dire. Che pareva. Lev, mi prendi quella scheda?
Tanto Lev muore anche lui, no, ragazzi. Ce l'ho questo scalare, è nel giardino. Qui dentro. Strano che non ci sono infetti. Ribadirò sempre sul fatto che non ci sono infetti. Sì, il gioco vuole tutti i costi che tu prendi tutti gli armamentari possibili. Carino. Vediamo cosa posso potenziare. Cosa c'è qui? Vedo che ci sono sempre potenziamenti. Pistola, tu che cosa hai da potenziare? Uno, solo stabilità. Vabbè, mettiamo la stabilità. Ok. Io salvo sempre, raga. A prescindere, la situazione è abbastanza caliente. Ok, ora posso risedermi. Sì, considerate che mi stavo giocando alzato in piedi. Wow. Quella è Evan. Sì, quello che ne resta. Lev, dove sono le barche? Al molo. Oltre agli incendi. Ci puoi andare prima che le prendano tutte, giusto? Sì. Non moriremo su quest'isola. Lo so. Dobbiamo scendere laggiù. Secondo me sto bambino. Io ripeto, lui muore. Non voglio essere cattivo. Ah, giusto, devo dire una cosa importante al mio amico Antonio. Solo un secondo. Anto, comunque avevo ragione. I bambini possono pure morire. Già è morta la sorella, manca solo il fratello. Poi capirà perché io mando del messaggio. Allora, dobbiamo scendere ancora? Non ci facciamo male. Ah, infatti, no. Sì, dobbiamo scendere così. Non farmi male, che ha detto? Caddito! Fatemi uccidere! Sì. Ok, vieni, segui. Non possono andare a morire ammazzati. Questo è un bel problema. Farle fuori! Io vorrei lasciarle che fanno tutto il lavoro sporco. È qui! È con le iene! Uccidiamola! No! Sei già morta! Oh, grazie che avevi una cosa interessante. Idioti.
Sto facendo fuori quelli che posso. Ma questi mo si incrociano questi due. Cretini! Sono due... No, vabbè, aspetta. Segni del male. Dalle auto! Fermiamoli! Vabbè, oh! Vaffanculo! Ecco. Grazie. Oh, figurati. Mi hanno preso proprio tutte e due di lato. Oh, guarda che vi ho dato una mano. Più o meno. È bellissimo che sono tutti mischiati. Ho ancora un colpo per te. Vieni qui. Non mi vede veramente dietro una macchina, sul serio? Guarda che ti ho puntata, eh. Dai. Smetta di fissare. Questa è una cosa un po' stupida comunque dell'intelligenza artificiale. A posto di avvicinarsi a volte sta ferma lì e poi dice ok, non c'è nessuno. Ecco appunto, 3, 2, 1. Appunto, appunto. Grazie. Non vedo nessuno. Non abbassare la guardia. Oh, grazie per le munizioni. Questo è già fatto fuori a tutti, fuori uno. Madonna, gli ho spaccato un braccio. Ma quanto mi dispiace. Non è vero mai. Allora, munizioni. Tutto mio. Pistoline, sul serio. Ma io mi faccio una domanda. Ma io mi faccio una domanda curiosa. Ho un'idea. Oh. Questa mi è piaciuta. È un'idea, sì, però è tragicomica. È bravo al piccolino che sai come si come rubare caramelle a un bambino. Cioè, come sei bravo a rubare cavalli a persone stupide. Che c'era qui? Avevo visto una cosa. A parte Marte, questo sì, figlio qui. Ti è venuta un'idea, voglio vedere. Se qui c'è qualcun altro morto in zona, no. Che sto per andargli addosso male. Pensi veramente che possiamo? Lev, andiamo! Sai cavalcare? Io meno. Dobbiamo correre?
passaggio. Davanti! Ci siamo! Preparati! No! Non andare addosso ai cavalli, ma sei pazzo! Ciao, grazie! Qualcos'altro? Vai, il cavallo no. Raga, non toccate i cavalli. Lo so che sono delle brutte bestie, ma non... Ok. Sopra? Lì sopra! Cos'è? Oh, ma... Corri! Ole! Bello, no? Lev? Morto? Colpito? Bruciacchiato? No, Lev, se non corre! Io credo che mi conviene... curarmi. Ecco qui. Ora sì che sta divertendo. È lì! Il molo! Lo vedo il molo, ma guarda quel tizio lì. Abby, di qua! Oh, grazie del fucile. Ogni tanto siete utili a qualcosa. Che bello, stanno a fare tutta una cosa brutale, cattivissima, solo perché gliel'ha detto Isaac. Una vera proprio guerra urbana. Andiamo. Ah, pure qui sotto. Non deve rimanere vivo nessuno! Bruciamoli! Ma dai! Cazzo! Deve morire! Aia! Bastardi! Ma dai! Ok, questo è un bel problema. Bello come è morto male quella quell'idiota. Lì a destra! Ma no, ma dai, grazie. Non so chi era, però grazie. Oh! Grazie. Cavolo! Oh, quanto tempo ci mette a caricare, eh? Fuori uno. Grazie. Chi ti aveva visto? Ciao! Uccidiamo quei lupi! Quello che ne sono mi ha notato lì.
tornare, apposta. Ma mi stai prendendo per il culo? Che razza di turno hai fatto? Ma dai, è innaturale quello che ho appena visto. Guarda quel pezzo di merda. Bravo. Stai per morire, lupo. Ma dai, oh, mo mi avete rotto però, eh. Grazie. Qualcuno... Vabbè, ho capito, ma quante cacchio di munizioni avete? Io ve l'ho detto, guarda che rottura sta gente. Oh. Siamo pure in quattro ancora. Hanno fatto fuori tutti quanti quegli idioti dei lupi con le cose in fiamme. Vabbè, non è possibile che mi dice che devo... Grazie, vedi? Non era così difficile. Visto? Idiota. Ok, ora sono soddisfatto. Oh, finalmente qualcosa, grazie. Azzarola. Grazie per le munizioni. Al volo, nessuno deve fuggire. Tenete la posizione. Vediamoli tutti. Il volo è oltre questo pendio. Dai, quei due sono morti veramente, sul serio. Guarda lì come stanno lì tutte e due. Idioti. Guarda, la stessa animazione, uguale. Mo gireranno una a destra, tutte e due a destra, tutte e due, e poi di nuovo a sinistra, guardate. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Dai, smettete di guardare là. Guarda, sono al ritmo. No, ma li vedete? Tutti e due al ritmo, dai. Mo dobbiamo salire lì sopra, però voglio farvi fuori. Guarda lì. Guarda la testa, boing. Boing.
Guarda lì, oh, non la finisco più, oh. Ti devo far fuori per forza? Non dovevi tornare, a posto! Ci ho provato. Ma dai, guarda, guarda come... fanculo, fuori uno. No, volevo fargli un colpo da maestro. Affanculo. Sì, subito, voglio vedere prima se avevo visto questi imbecilli che erano arrivati. Sono stati drasticamente ammazzati, vedi? È pure io, mira di... Posso curarmi per favore, sono in una situazione critica. Grazie. Imbecilli, mi avete fatto sprecare munizioni. Ma come cacchio... Cioè, è agghiacciante. Vabbè, lo so che adesso è uno scontro che non finiscono più, mo ci saranno guerriglie a testa e a manca, però mi avete fatto sprecare tutte le munizioni. Uno mi potrà pure dire, guarda che tu dovevi solo scappare. Tanto tu mori, forse non hai capito, te mori e poi fa tutto quello che vuoi, ma mori. Tanto lo so. Aia, appunto. I vertigini, che bello. Dobbiamo andarcene subito. Non avevo dubbi per di là. Muoviti. Tanto cadrai. 3, 2, 1. Vieni. Cosa aspetti? Ah, devo scendere per forza? Dai. 3, 2, 1. E salta. Dai, non mi puoi. Senti, io voglio che salti però. Scusa, salta. Dai, cinematica, animazione, dai. Che stai facendo? Vuoi venire qui? Piuttosto dove cacchio devo andare io? Ah, devo scendere per di qua. Ah, ok. Ah, devo fare la cinematica. Vuoi scendere? Dove stai? Eccoti. Dai, salta. Non è che so perché non mi sto spostando, tu non puoi saltare, eh? Grazie. Inizio. Pane. Pane fresco. Che buon pane che si deve buttare. Vabbè, cosa c'è qui? Esploriamo un po', tanto mica stanno accadendo. Sì, ho capito. Vabbè, dai, vieni. Dev, dai, vieni, tanto verrai schiacciato da qualcosa. Sicuro. Guarda, la sto vedendo che questo muore. Necessariamente. Aia, bella porta. Ma perché devi prendere sto colpo? Ecco, bel colpo. Hai una sciagura. Maledetta. Lupo maledetto. Aia, di nuovo. Aia, però ti avevo preso, ecco. Così impari. Senta che guardi con quella faccia, sei ancora vivo, sei. Aia, non ci sono riuscito a pigliarti. No, non ci sono riuscito. No, non sono riuscito a schivarti in tempo. Ma dai, oh, dai, devo cercare di fregarla alle spalle in qualche modo.
Sì, senza che mi dice come fare, mi fa ridere sta cosa. Ma qua i... Senti. Ma io... Ma da... guarda, non riesco a farlo. Ma lo sai... Ma poi volutamente devo morire. Ma vaffanculo, alle spalle mo ti piglio. Ecco, fuori uno, mo ti piglio tutte alle spalle perché mi sono rotto le scatole. E il fatto è che è ancora vivo. Oh, quante cazzo di combo hai? No, scusami, ma quante cazzo di combo tieni? Dai, colpisci, colpisci, merda. Dai, 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 dai. Poi, tutto qua, affanculo. Cioè, vabbè però, allora mi stai rompendo il cacchio. Ah, mo è andata, eh? No? Ma come fai a essere vivo con quella matta, con la cosa in faccia? Esagerato! Dai, mo ti... dai! Sei più pericoloso di un infetto, complimenti! Ti faccio i miei complimenti! Ma sei pure di colore, che l'hanno fatto cazzo tizio, sei l'unico che è di colore! No! Spacca la mascella, spacca la mascella. Ah, no, mi aspettavo che gli tiravi la bocca con una cattiveria. Me coglioni, complimenti, eh. Sei un bel boss fight, complimenti davvero. No, non sto bene, secondo te? Credo che dobbiamo correre per sott'acqua, dai, muovi. Ok. Io sono sicuro, dopo tutto sto casino... Madonna. Ciao. Tutto bene? Morto malo. Tutto a posto? No. Dai, Lev. Vediamo se ce la fai, ma io non credo che ce la fai, perché non ti ho visto... Non ti ho visto ritornare con Eddie. Secondo me muori così, ultima freccia alle spalle. Così. Non lo so, questa bella sensazione con te, Lev. In un modo muori male. Forse è steso da un lupo. No, vedo quello là lontano. Vediamo se mira a lui. No. Ok. Oh, siamo sopravvissuti all'ultimo? Sul serio, Lev è vivo? Per la prima volta posso aver sbagliato. Posso aver sbagliato. Forse non era così cattivi da ucciderlo all'ultimo. Ok. Ok. Ma sorpreso. E soprattutto Lev è sopravvissuto. Dai, digli che stai diventando ancora più forte. Digli che il dolore ti fa forte. Fagli i complimenti come ha ucciso sua madre. Non lo so. Digli qualcosa. Niente? Mi lasci così? Dai, ora è il momento più brutto secondo me di Abby, trovarli tutti e due morti ammazzati da Ellie, i suoi due amici. Non stiamo sotto la pioggia.
sì. Non hai manco più lo zaino, quindi proprio non hai zero equipaggiamento, pari a zero proprio. Interessante. Ok, situazione. Siamo a 40 minuti, altri 10 minuti, vediamo come andrà a finire. Sì, stavo guardando quanto mancasse. Dai. Mo scoprirà, bella sorpresa, dai. Purtroppo conosciamo già lo spoiler. Diavolo. Ma Beh, non era morto proprio lì in realtà, era un po' più spostato, però vabbè. Sta me dietro. Tanto non posso prendere nulla. Volevo vedere se qua trovavo qualcosa, ma non credo. No, non mi fa prendere nulla, credo, qui, assolutamente. Dai. Forse uno dei due è sopravvissuto e gli dirà alla fine chi è stato, per forza, perché il fatto che lei sa chi... Non mi vomitare davanti, non mi vomitare davanti! Ah, oh, cavolo! Hai sbroccato, sorella! No, non sto guardando, ho messo la mano davanti alla faccia. Non per qualcosa, ragazzi, mi viene il vomito a guardare. Ho lo stomaco delicato. Ok. Hai smesso? Hai smesso? Ok. Abby. Agli occhi insanguinati di incazzatura e rabbia, che porca puttana, manco i chihuahua. Quindi in pratica fa vedere quando è arrivata qui. Che si fa quando lo troviamo? Prima pensiamo a come entrare. Ullala. Allora. Vabbè, ragazzi, facciamo così. È successo tutto un macello e... Però non ho visto il bambino, quindi ho paura che viene ammazzato da Tommy? Per il fatto che si è difeso? Può essere? Beh, lo scopriremo fra poco. Lo so, uno mi dirà, ma scusa, stoppi adesso che sta per succedere la cosa clou? Sì. Sì. Così vi lascio qua, suspense. Qui del 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.